Buonasera a tutti i telespettatori, benvenuti a questa nuova puntata di Abruzzo Up. Questa sera parliamo di un argomento interessantissimo davvero per il nostro futuro e nonché per il nostro presente, perché parliamo, per l'economia anche, perché parliamo di energia. Energia è una materia delicatissima e anche tanto 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 importante, sia per l'economia delle nazioni che quindi anche della nostra Italia, del nostro Abruzzo, e sia perché è qualcosa che riguarda direttamente e imprescindibilmente l'ambiente, la natura, l'ambiente, la tutela dell'ambiente, della nostra salute e quindi il nostro futuro e quello delle successive generazioni, quindi un argomento delicatissimo e importantissimo. A tale proposito, un recente studio della rivista The Economist, rivista nota inglese di economia, ha rilevato che siamo in un momento storico davvero importantissimo e determinante per lo sviluppo dell'energia e per la connessa tutela dell'ambiente, come dicevamo. Perché? Perché hanno visto che in pratica siamo in una fase epocale di cambio, di possibilità di cambio di rotta, che è stata paragonata a quella che avvenne in Cina con il leader Deng Xiaoping, quando nel 78, a causa di congiunture economiche e politiche particolari, si aprì al mercato e cambiò tutta la storia della Cina. Beh, adesso nell'energia siamo in una fase del genere, perché gli economisti della rivista, appunto, The Economist, hanno visto che col prezzo basso del petrolio, che sappiamo, tutti i giorni lo sentiamo nei media, che ha raggiunto livelli mai raggiunti prima, o comunque difficilmente raggiunti prima, e sembra sia stabile in questo senso nel futuro, nel prossimo futuro. Quindi con un prezzo così basso del petrolio e con l'innovazione che galoppa a ritmo sfrenato nelle tecnologie delle energie rinnovabili, quindi questi due fattori insieme stanno determinando uno spostamento sempre più marcato verso le energie rinnovabili e quindi più pulite. Quindi è un momento storico davvero importante. Cercheremo un pochino di analizzare questi problemi con i nostri ospiti, che vi ripresento subito. Abbiamo l'ingegner Fagnani, buonasera ingegnere, diciamo una energy manager, si dice oggigiorno, cioè una persona esperta di gestione dell'energia e di problematiche connesse all'energia. E poi abbiamo il dottor Zecca, buonasera dottore. Buonasera. Che è il presidente di Confindustria Chieti Pescara, quindi diciamo potrà fornirci informazioni importantissime per la parte, diciamo, industriale dell'argomento di stasera, dell'energia. Io volevo partire con l'ingegner Fagnani. Ingegnere, appunto, le energie rinnovabili, che appunto, tutto sommato, grazie a Dio, viene voglia di dire, stanno cominciando a essere sempre più presenti nella nostra vita e speriamo nel futuro. Intanto, quando si pensa al rinnovabile, si pensa subito al fotovoltaico, una prima fonte classica, diciamo, di energia rinnovabile. Vuole spiegarci bene questo fotovoltaico, che spesso non viene percepito interamente, a mio parere, nella sua utilità e nelle sue potenzialità. Vuole spiegarci a chi conviene? Che cos'è e a chi conviene davvero? Sì, buonasera a tutti e vengo subito al dunque. Noi abbiamo attraversato diversi momenti storici, no? Quindi abbiamo avuto delle forti incentivazioni sul fotovoltaico con delle normative che sono succedute, spesso sovrapposte, e che hanno messo in difficoltà anche più di un'azienda, perché poi hanno visto la propria fine spesso quasi, quasi alla nascita. E parlo del conto energia, quindi c'era questa forma piena di incentivazione dell'energia dove chi montava un impianto rivendeva l'energia pulita in rete, e questa energia sostanzialmente gli pagava il costo dell'impianto. Poi la normativa è cambiata, quindi abbiamo avuto questi conti di energia che sono sovrapposti, il terzo, dopo è entrato il quarto, poi è entrato il quinto, alla fine è finita. Quindi c'è stato un mercato che in qualche modo è stato traumatizzato da questa situazione, è stato in qualche situazione, insomma, ci sono stati davvero casi delicati. Per cui l'italiano, che già di per sé per natura è un po' diffidente, si è trovato a dover fare delle scelte, e oggi ancora io sento spesso: ma il fotovoltaico chissà se funziona, ma sarà una fregatura, ma chissà qua. La realtà è ben diversa. Noi abbiamo fatto uno studio molto attento sul fotovoltaico. Abbiamo visto che un impianto che nel 2003 aveva un rendimento col conto energia, però con un costo di impianto molto elevato, abbiamo fatto una simulazione su un impianto a 3 kW, quindi un impianto di casa, il classico impiantino. Beh, allora il rendimento era del 4,9%, oggi siamo al 6,7%, quindi è cambiata la normativa, oggi non c'è più il conto energia, ma c'è la detrazione d'imposta.
E vuol dire che lo Stato ci dà il 50% di quello che noi investiamo per fare questo impianto. Chiaramente dobbiamo avere la possibilità poi di poterlo detrarre dalle nostre tasse, però è un circolo virtuoso questo che rimette in moto l'economia, perché i pagamenti sono tracciati, le garanzie devono essere assicurate, l'Enea controlla, il GSE controlla, quindi c'è un meccanismo davvero importante. E come un importantissimo economista ha detto, Jeremy recentemente, paventiamo la terza rivoluzione industriale, quindi ogni casa diventerà una sorta di micro fattoria per la produzione di energia, quindi ogni stabilimento, ogni opificio diverrà un punto di concentrazione, di produzione e di diffusione dell'energia. Quindi noi oggi l'alternativa l'abbiamo, la tecnologia l'abbiamo. Si dice spesso, no, che gli italiani sono stati all'avanguardia in tutti i settori tecnologici, ed è vero, abbiamo inventato tutto l'inventabile. Oggi dobbiamo soltanto avere la capacità di metterci in rete, di fare davvero, di fare network e di mettere a disposizione queste eccellenze che abbiamo. Quindi oggi l'alternativa l'abbiamo, il prezzo del petrolio, dicevo, ci sta aiutando, ma oramai è un processo irreversibile, un processo che sta caratterizzando tutti i settori dell'economia. Il mondo sarà elettrico, quindi non c'è un'alternativa. C'è alternativa. Bene, questa quindi è la strada che stiamo seguendo. Però, dottor Zecca, in realtà continua invece un'alta attenzione. Sia dello Stato che delle imprese, dell'industria del settore energetico, nell'ambito ad esempio delle biomasse. Sì. Ecco, per esempio in Abruzzo abbiamo tuttora, stiamo vivendo in modo accorato questa problematica della biomassa. Sono state rilasciate molte autorizzazioni per poter impiantare appunto gli impianti di biomasse, ma spesso sono state fermate da ricorsi a non finire, da problematiche di questo genere. Vogliamo un po' capire com'è la situazione in Abruzzo e cosa sono le biomasse, perché dov'è la convenienza, qual è il futuro di questo tipo di energia? Sì, diciamo che gli scenari energetici in Abruzzo sono disegnati sostanzialmente sul campo delle rinnovabili da una legge che si chiama Burden Sharing, che dice che l'Abruzzo deve raggiungere un determinato rapporto tra l'energia prodotta da fonti rinnovabili e quella autoconsumata. Questo rapporto è a un obiettivo, mi sembra, del 17% nel 2020, adesso non vorrei dire numeri, però insomma, questo dovrebbe essere il numero, con obiettivi intermedi anno per anno. Se l'Abruzzo non raggiungesse questo obiettivo, ci sarebbe come pena da parte dello Stato il commissariamento delle politiche energetiche regionali. Questa legge non dice soltanto come sviluppare le rinnovabili e ridurre i consumi energetici, quindi sviluppo delle rinnovabili da un lato e efficienza energetica dall'altro, ma dice anche quali rinnovabili preferire, e tra queste c'è la biomassa. La biomassa è una problematica tecnica e una problematica amministrativa burocratica. Quella tecnica è che il reperimento e l'approvvigionamento della biomassa è, come dire, un'impresa nell'impresa, perché devi consentire e garantire all'impianto che brucia biomassa un afflusso costante di biomassa di un certo tipo con determinate caratteristiche, indipendentemente poi dall'uso che ne fai della biomassa. Se la bruci, se fai pirolisi, indipendentemente da questo, la biomassa deve avere caratteristiche ben precise. E l'approvvigionamento non è una cosa semplice, perché c'è una polverizzazione di biomassa sul nostro territorio, raccolta in maniera spot, non centralizzata, con prezzi che sono spesso legati all'estro o alla fantasia del contadino in quel momento, quindi è piuttosto difficile. Quindi c'è un problema di questo tipo: per rendere bancabile un business plan della biomassa, tu devi rendere bancabile l'approvvigionamento della biomassa. E poi c'è il solito difetto italiano, che è quello di essere un po' contro tutti, no? la sindrome di NIMBY, per cui anche le centrali biomasse, grandi o piccole che siano, in qualche modo ricevono delle ostilità. In realtà il concetto del biomassa come energia pulita si basa sul fatto che la biomassa la CO2 che tu rimetti in ambiente quando bruci una biomassa è la stessa CO2 che la biomassa durante la crescita ha assorbito, quindi c'è un equilibrio più o meno stabile di queste due cose. Però bisogna vedere quella biomassa dove è nata, dove è stata piantata e dove tu la bruci, no? Quindi il caso eclatante dell'olio di palma è una biomassa prodotta certo non in Italia e poi bruciata qui in Italia, quindi è chiaro che c'è un equilibrio generale, ma in posti del mondo molto distanti tra loro. E quindi c'è, diciamo, anche da questo punto di vista una certa
critica accettabile da chi si oppone a questo tipo di biomassa. Meno accettabile è la critica a chi si oppone a biomassa più naturale, più locale, alla cosiddetta filiera corta, dove francamente è forse una biomassa, una critica un po' strumentale e poco basata su fatti. Perché lì non ci sarebbe questo problema dell'approvvigionamento che avviene altrove e che quindi immette quantità aggiuntive nella zona di CO2, perché rimane tutto nel locale, quindi c'è questo equilibrio naturale, diciamo, che sarebbe riportato. Poi c'è anche il problema che spesso la biomassa è prodotta ed è biomassa nel momento in cui rimane nel confine di chi la produce, per esempio un vigneto. Nel momento in cui esce da quel confine diventa rifiuto, potrebbe diventare rifiuto, no? Quindi è un aspetto burocratico che va in qualche modo superato. Quindi la biomassa, le applicazioni di produzione di energia da biomassa in Abruzzo, ma comunque un po' in tutta Italia, hanno difficoltà a partire per queste difficoltà. Queste avversioni. Certo. Bene, ingegner Fagnani, sempre ritorniamo al discorso delle energie rinnovabili più classiche, diciamo, al di là delle biomasse. Abbiamo visto un pochino il fotovoltaico, ma in generale la green economy, la cosiddetta green economy, cioè quella economia che investe e che riguarda le energie pulite, le fonti rinnovabili, la green economy, diciamo, perché un cittadino e perché un'impresa dovrebbe avere convenienza di investire nella green economy? Vogliamo un po' spiegare, facendo la panoramica su tutte le possibilità di green economy, perché non è solo certo il fotovoltaico. No, il mondo delle rinnovabili è un mondo ampio, un mondo variegato, per cui noi storicamente abbiamo conosciuto il solare termico, quindi il classico pannello che produce acqua calda. Oggi c'è un'evoluzione in questo senso, quindi abbiamo il pannello termodinamico, quindi un pannello che sfrutta il cosiddetto ciclo frigorifero inverso, quindi è un frigorifero al contrario per produrre acqua calda notte, giorno, estate, inverno, qualunque siano le condizioni esterne. Abbiamo tutto quello che riguarda la mobilità elettrica, anche il mondo si sta muovendo in quella direzione, quindi grandissime case automobilistiche oramai hanno a catalogo le macchine elettriche e ci sono forti investimenti per la realizzazione delle stazioni di ricarica, quindi il mondo oramai davvero ha preso una piega ben definita. Mi diceva di una macchina prima che io sono innamorato di una macchina della Tesla, è una macchina americana, bellissima, una macchina con una tecnologia davvero all'avanguardia, e tra l'altro questa azienda qualche giorno fa ha messo in produzione una batteria ricaricabile in pochi minuti e nel giro di poche ore ha acquisito per esempio 40.000 ordini, quindi questi oramai sono il mondo, così come si stanno costruendo in tutto il mondo degli enormi capannoni chiamati Gigafactory, dove praticamente sono dei grossi accumulatori dove noi andremo ad accumulare tutta l'energia che produrremo quando le rinnovabili ce lo consentono, per poi utilizzarla quando occorre, perché questo è l'unico vero handicap delle rinnovabili. Il vero problema delle rinnovabili, diciamo ai nostri telespettatori che non sono tecnici del settore, il problema delle rinnovabili grosso era quello di conservare l'energia, di poterla poi distribuire gradualmente a seconda delle necessità. Beh, questo problema, diceva l'ingegnere, lo stanno superando, quindi addirittura questa azienda diceva sì. Questo problema si sta superando in tanti modi. La prima cosa da fare sarebbe quella di mettere mano al sistema elettrico nazionale, quindi sia delle grandi reti che delle reti più piccole, per cui noi oggi non siamo in grado di produrre energia a Milano e di utilizzarla a Caltanissetta, cioè non abbiamo questa... Sto banalizzando, però questo switch non siamo in grado di farlo. Così come le rinnovabili chiaramente producono quando c'è vento, quando c'è sole, e non è detto che in quel momento ci sia il picco della richiesta. Quindi le rinnovabili hanno questa caratteristica indesiderata, quella delle isole indesiderate, cosiddetta. Cioè io produco, però in questo momento non mi serve, non la posso accumulare, la butto, perché poi accade questo, l'energia viene scaricata a terra. Per cui bisogna innanzitutto razionalizzare il sistema elettrico, quindi le reti di trasmissione. Questo comporta quindi costi infrastrutturali anche. Ma tanto noi queste cose o le facciamo oggi o bisognerà comunque farle, quindi tanto vale cominciare a investire sulle infrastrutture energetiche della nazione. Energetiche, quindi creare lavoro, rimettere in moto questo paese e davvero dare la possibilità di crescere innovazione e informazione, che questi sono gli elementi importanti. Quindi oggi davvero io intorno a casa mia mi guardo, c'è chi ha la macchina elettrica, chi ha l'impianto fotovoltaico, chi ha lo scooter elettrico, chi ha il termodinamico, c'è un mondo che ci sta cambiando sotto gli occhi, non ce ne rendiamo conto. Ecco, l'investimento, io se fossi uno con potere decisionale, fare investimenti in infrastrutture, quindi non fare investimenti in grossi stazioni di produzione ma di immagazzinamento, di struttura distributiva.
come diciamo prima, questo grande economista proprio paventa questa terza economia industriale, dove vede ogni singola casa una piccola centrale di produzione. Quindi la logica è quella dell'autonomia, certo. Ma ci sono tante abitazioni, tante opifici oggi indipendenti, perché noi abbiamo, non ci teniamo conto di una cosa, che noi un mutuo a vita a tasso variabile ce l'abbiamo già, ed è quello delle bollette. Cui, è vero, se sostituiamo quella spesa a quella, un investimento per l'energia, non potremo azzerare i nostri costi energetici, ma potremo dare un grosso contributo alle nostre tasche, all'ambiente, e, pensando alle generazioni future e a questo clima che ci sta sfuggendo sotto le mani. Perfetto. Perché diciamo anche prima che questo è un anno fatidico, cioè questo anno 2015 deve determinare la stabilizzazione di CO2, altrimenti noi non usciamo più fuori. La interrompo proprio su questo, perché ritorniamo, è interessantissimo, siamo arrivati proprio nel cuore del problema. Però vediamo anche come lo Stato, e meglio l'Europa, aiuta questo tipo di tecnologia rinnovabile, di energia rinnovabile. Il servizio, la rubrica di Giulia Pelliccia, che ci spiega un pochino cosa c'è sul piatto da parte dell'Europa. Eccoci qui in Europa con Giulia Pelliccia. Oggi si parla di energia, perché l'energia è essenziale per quanto riguarda l'impresa, per quanto riguarda i cittadini. E allora, quali sono le politiche energetiche nel campo dell'Unione Europea? Sì, sicuramente è un tema molto complesso, difficile anche da semplificare. Innanzitutto precisiamo, come facciamo sempre in questo nuovo assetto governativo che è quello appunto dell'Unione Europea, chi fa cosa. Diremo quindi questa volta che la Commissione Europea condivide con gli Stati membri la responsabilità in materia di politica energetica, e proprio nel 2015 la Commissione Europea ha lanciato l'Unione dell'Energia, quindi la realizzazione di questa cosiddetta quinta libertà. Anzi, come si legge appunto nelle parole dell'attuale Presidente della Commissione Europea, l'Unione dell'Energia è una priorità assoluta. Perché? Perché il benessere dei cittadini, la competitività industriale, il funzionamento della società, come dicevi anche tu, dipendono proprio da un'energia sicura, priva di rischi, sostenibile e soprattutto economicamente accessibile. Allora, abbiamo detto sicurezza, sostenibilità e competitività, queste sono tre parole chiave, ma sono rispettate all'interno della politica europea? Allora, proviamo anche qui, semplificando al massimo, a vedere qual è lo stato del mercato interno in campo energetico. Innanzitutto l'Unione Europea è in una posizione di debolezza, perché è il primo importatore di energia al mondo, importa il 53% del proprio fabbisogno di energia, con un costo di circa 400 miliardi di euro l'anno. Poi, altro elemento importante, 12 Stati membri, e tra questi vi è l'Italia, non soddisfano, come vediamo, il requisito minimo stabilito dall'Unione Europea di interconnessione. In base a questo requisito, almeno il 10% della capacità installata di produzione di elettricità deve poter attraversare le frontiere. È per questo che l'Unione Europea ha stilato un elenco di 137 progetti in materia di energia elettrica, fra cui appunto 35 di interconnessione elettrica, che ridurrà a 2 il numero degli Stati membri non adeguatamente interconnessi. E se questa rete europea di energia interconnessa venisse appunto realizzata, questo produrrebbe dei guadagni fino a 40 miliardi di euro l'anno, che si traducono poi chiaramente in risparmi per i nuclei familiari dei cittadini europei. Ancora un altro dato importante è che 6 Stati membri, come vediamo, dipendono da un unico fornitore esterno per tutte le loro importazioni di gas. Anche questa quindi una posizione di estrema vulnerabilità. Un altro dato importante è che il 75% del nostro parco immobiliare, quindi del parco immobiliare europeo, non è efficiente dal punto di vista energetico, quindi significa che divora grandi quantità di energia. E allo stesso tempo anche i trasporti dipendono al 94%, il 94% dei trasporti dipende da prodotti petroliferi, e il 90% di questi prodotti petroliferi vengono importati.
Chiaramente quello dell'energia quindi è un mercato che fino al 2020 assorbirà un'ingente parte delle risorse dell'Unione Europea e un'altra anomalia è quella della differenza dei prezzi all'ingrosso dell'elettricità e del gas, che in Europa sono più elevati rispettivamente del 30% e del 100% rispetto a quelli degli Stati Uniti. Poi invece c'è da difendere un ruolo guida che ha l'Unione Europea in campo energetico, che è proprio quello delle tecnologie e delle rinnovabili, quindi in questo campo l'Unione Europea con vediamo appunto un fatturato di 129 miliardi di euro l'anno e con creazione di posti di lavoro per più di un milione di addetti, ha un ruolo leader sul mercato mondiale, quindi conservare questo ruolo leader. L'altra sfida di cui spesso abbiamo sentito parlare è la diminuzione dei gas a effetto serra, che è una sfida nella quale siamo impegnati sin dal 1990, strettamente connessa quindi agli accordi internazionali sul cambiamento climatico, e infine quindi migliorare, incrementare l'energia da fonti rinnovabili, perché questa andrà a sostituire le fonti combustibili e migliorare, come dicevamo, l'efficienza energetica del patrimonio immobiliare, diciamo, degli edifici all'interno dell'Unione. A fronte di tutte queste caratteristiche, allora qual è la strategia dell'Unione Europea quando si deve parlare della sfida con il mercato dell'energia? Sì, e quindi è per questo, appunto, come dicevamo, che è stata lanciata la realizzazione di questa quinta libertà, l'Unione dell'Energia, che prevede cinque punti che sono la sicurezza energetica abbinata ad una clausola di solidarietà, la realizzazione del mercato interno dell'energia, l'efficienza energetica in quanto mezzo per moderare la domanda di energia, la decarbonizzazione dell'economia, quindi abbassare il ricorso alle fonti combustibili, e poi chiaramente il grande investimento in ricerca, innovazione e competitività. Proviamo a guardare questi cinque punti un po' da vicino e vediamo che cosa vuol dire sicurezza energetica. Sicurezza energetica vuol dire innanzitutto diversificazione delle fonti e dei fornitori, ed a questo è stata aggiunta la clausola di solidarietà, il mutuo aiuto chiaramente tra gli Stati membri. Vediamo il primo punto, quindi abbiamo detto diversificare i fornitori. Per quanto riguarda il gas, questo che cosa significa? Innanzitutto rivedere il regolamento sulla sicurezza dell'approvvigionamento del gas, terminare i lavori sul corridoio meridionale di trasporto del gas, evidenziato in rosso nella slide, sfruttare meglio le potenzialità del gas naturale liquefatto e lo stoccaggio, la creazione di hub del gas liquido con più fornitori nell'Europa centrale, orientale e nel Mediterraneo, perché vediamo che bisogna passare appunto dai fornitori strategici tradizionali a quelli strategici emergenti. Poi ancora cercare di aggregare la domanda facoltativa per l'acquisto collettivo di gas in caso di crisi e per quegli Stati membri che abbiamo visto dipendono da un unico fornitore in materia di gas. E poi il presidio e il controllo da parte della Commissione Europea degli accordi intergovernativi. Sicurezza energetica invece nel campo dell'energia elettrica cosa vuol dire? L'energia elettrica, qui il discorso cambia, perché invece l'Unione Europea produce appunto al proprio interno la più grande parte di energia elettrica, quindi per quanto riguarda l'energia elettrica bisogna andare invece ad agire sulla interconnessione tra gli Stati membri, quindi garantire, dicevamo, che questa energia elettrica possa essere esportata da uno Stato all'altro. Vediamo brevemente una slide che ci dice appunto quindi che la realizzazione delle interconnessioni tra gli Stati membri e lo scambio transfrontaliero dovrebbero portare di qui al 2050 ad un piano di sviluppo per un sistema di autostrade elettriche molto, molto sviluppato, sono quei 137 progetti di cui parlavamo prima, che rafforzeranno appunto questo mercato. Tra l'altro aggiungiamo che l'Unione Europea ha elaborato diversi scenari di qui al 2050, proprio per orientare gli investitori, e in tutti questi scenari l'energia elettrica la fa da padrone, nel senso che la quota di rinnovabili, la quota di produzione di energia elettrica aumenterà addirittura fino al 40% nel 2050. Gli altri punti, brevemente, ritorniamo alla slide dei cinque punti della realizzazione dell'Unione dell'Energia, abbiamo detto la creazione del mercato interno dell'energia, e qui quindi bisognerà agire sul
quadro normativo europeo che va rafforzato, sulle politiche fiscali per le imprese del settore che vanno riviste a livello nazionale. L'efficienza energetica riguarda gli interventi di ristrutturazione sull'edilizia, che sono ad oggi insufficienti e quindi gli edifici consumano una gran parte di energia. La decarbonizzazione vuol dire appunto mantenere quella posizione di leader mondiale nelle tecnologie rinnovabili che ci consentirà di abbassare le emissioni di CO2 da qui al 2030 del 30%, e infine il ricorso chiaramente alla ricerca, all'innovazione, alla competitività. Questi sono temi molto, molto sentiti, e nel programma quadro di ricerca Orizzonte 2020 chiaramente l'energia e le nuove tecnologie per le rinnovabili sono diciamo un tema trasversale un po' a tutti gli obiettivi del programma. Non dimentichiamo la programmazione strutturale, che all'interno quindi dei documenti regionali prevede misure a favore dell'efficientamento energetico, delle tecnologie appunto per le rinnovabili, senza considerare le misure a favore degli enti pubblici per appunto ristrutturare il patrimonio edilizio pubblico. Queste politiche energetiche in che modo poi coinvolgono i cittadini europei? Sì, in effetti questi sembrano temi lontanissimi, però dobbiamo considerare che l'ottimizzazione di queste politiche porterà appunto, come abbiamo detto, ad un risparmio sul costo dell'energia e quindi ad un risparmio per i consumatori, che sono poi gli utenti finali, appunto, gli utilizzatori finali di questo bene primario così importante. L'eliminazione dei monopoli che cosa ha consentito ai consumatori dell'Unione Europea? Di scegliere il proprio fornitore appunto di gas e di energia. Guardiamo ad esempio, come ho evidenziato in questa slide, le etichette che guidano alla scelta dell'elettrodomestico. Anche queste etichette che adesso noi troviamo quando acquistiamo un elettrodomestico o un'attrezzatura appunto informatica, il logo Energy Star, sono un risultato dell'attuazione della politica energetica appunto dell'Unione Europea sul territorio. E chiaramente, insomma, quindi si tratta di vantaggi concreti per i consumatori europei che a volte appunto non si percepiscono neanche come frutto dell'attuazione di una politica energetica europea. E allora, come sempre, noi concludiamo suggerendo un bando. Questa settimana? Sì, questa settimana abbiamo già citato innanzitutto che le misure a favore dell'energia vengono finanziate all'interno del programma quadro, di alcuni programmi specifici dell'Unione Europea per le piccole e medie imprese e della programmazione strutturale, sia per gli enti pubblici, quindi abbiamo detto l'efficientamento degli edifici, sia per le imprese. Questa sera però segnaliamo una iniziativa tecnologica congiunta. Le iniziative tecnologiche congiunte sono dei partenariati, anche qui pubblico-privati, come vediamo, su scala europea. Contribuiscono agli obiettivi di Orizzonte 2020, ma sono implementate in maniera autonoma da questo programma quadro di ricerca. Infatti l'implementazione delle Joint Technologies Initiatives è curata da un'impresa comune, ed è proprio l'impresa comune che fornisce appunto l'agenda strategica comune a guida industriale, all'interno della quale vengono lanciati i bandi anche in deroga a Orizzonte 2020, e vengono firmati poi gli accordi contrattuali per i progetti di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione. Stasera quindi segnaliamo una iniziativa tecnologica congiunta proprio sulle celle a combustibile e l'idrogeno. Viene previsto quindi un partenariato pubblico-privato, la formazione di un partenariato pubblico-privato finalizzato ad accelerare l'introduzione sul mercato di tecnologie pulite ed efficienti nei settori dell'energia e dei trasporti. Il sito di riferimento è quello che vedete in sovraimpressione. Il 27 agosto il termine ultimo per la presentazione dei progetti di ricerca. E allora, come sempre, noi ringraziamo Giulia Pelliccia per i suoi consigli, le sue spiegazioni. In Europa torna la prossima settimana e noi diamo la linea a Fabrizio Catullo. Eccoci in studio. Parliamo, ci allacciamo subito a questo discorso, ma tra pochi minuti con un po' di pubblicità prima. Grazie.
eccoci qui. Dunque, il servizio interessantissimo di Giulia Pelliccia ci ha fatto vedere qual è la strategia dell'Europa in tema di energia e di fonti quindi anche rinnovabili. La tendenza, come del resto dicevano i nostri ospiti, è quella di puntare sempre di più alle energie rinnovabili, alle fonti rinnovabili, perché quelle sono il futuro, e quindi prima ci si muove nel cambiare anche l'infrastruttura energetica di un paese, in questo caso della nostra Italia, e meglio è, perché tanto è quello il futuro, quindi è meglio investire da subito su questo tipo di tecnologia. Dottor Zecca, fra l'altro però rimane il discorso che nel frattempo, fin tanto che non si raggiungerà questo 100%, no, di potenziale diciamo di fornitura energetica ad opera delle rinnovabili, dobbiamo un pochino barcamenarci con i mix energetici più classici. Ad esempio ci sono delle iniziative sempre più numerose di acquisti, diciamo, di energia tra aziende in modo cumulativo per cercare di risparmiare. Vuole parlarci un pochino di questi modi per rifornirsi di energia più classica ma a più basso costo? Sì, insomma, è chiaro che oggi le imprese hanno la possibilità di rivolgersi al libero mercato e quindi scegliere il proprio fornitore di energia elettrica. Devi immaginare che nella bolletta elettrica ci sono almeno 4 componenti, cioè la quota energia, la quota distributore, la quota trasporto e la quota, chiamiamola così, oneri di sistema, dentro la quale ci sono una serie di oneri che si pagano per il sistema elettrico. Tra questi oneri ci sono anche i contributi che vanno a ripagare quelli che hanno fatto impianti di energia rinnovabile, che oggi sono, insomma, sovvenzionano ancora, chi li ha fatti nel passato, oggi riceve ancora contributi importanti. Questa quota in una bolletta domestica pesa circa il 30%, quindi non è una quota piccola, ed è salita molto grazie al fatto che noi ogni anno dobbiamo restituire o pagare tutti noi attraverso la bolletta circa 13 miliardi all'anno a quelli che hanno messo impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, e quindi hanno diritto a questi contributi. La quota che un'azienda può in qualche modo governare non è la quota di distribuzione che è, o di trasporto o di questi oneri, ma è la quota di approvvigionamento di energia dal libero mercato. È chiaro quindi che attraverso consorsi di acquisto o attraverso una scelta oculata del fornitore si possono, si possono comprare masse più grandi di energia elettrica e quindi negoziare prezzi sicuramente più interessanti. Poi bisogna avere anche la capacità di saper leggere le offerte e saper scegliere l'offerta giusta, no? Perché poi non è sempre così facile definire qual è il prezzo dell'energia. Lei tenga presente che il prezzo dell'energia si forma in borsa ora per ora, no? Anzi quarto d'ora per quarto d'ora, e quindi poi ora per ora. E quindi c'è una grossa variabilità del prezzo, quindi fare delle previsioni e azzeccarci è sicuramente una cosa piuttosto complicata. Bisogna avere una competenza molto spinta che solo grandi aziende o strutture aggregate di aziende possono avere. Certo. Torniamo al discorso delle felici implicazioni dell'adottare, che vengono dall'adozione dei sistemi rinnovabili di energia. Accennava l'ingegner Fagnani proprio alle ricadute notevoli sull'occupazione. Siamo in un periodo di crisi, l'occupazione è uno dei grandissimi problemi. Le energie rinnovabili offrono molto da questo punto di vista. Pensate, amici, che negli studi recenti si è calcolato che in pratica nel 2013 c'erano circa 6,5 milioni di persone impiegate direttamente o indirettamente nel settore proprio delle fonti rinnovabili, e queste sono, diciamo, sono state già un fortissimo aumento rispetto al solo anno precedente, il 2012, in cui erano soltanto 5,7 milioni. Quindi il trend è fortissimamente in ascesa e dimostra come in effetti cercare di puntare su queste energie favorisca moltissimo proprio l'occupazione, che è una cosa che tanto ci preme un po' a tutti quanti in questi periodi di crisi. Vuole spiegarci, ingegnere, in che cosa consiste questa occupazione? Perché le energie rinnovabili, oltre a essere un bene per i costi, per il portafoglio di tutti noi e per l'ambiente, questo ormai l'abbiamo ben capito, perché è anche un volano importantissimo per l'occupazione? E se può anche dirci in Abruzzo com'è la situazione da questo punto di vista?
Sì, l'Abruzzo, parto da qui, l'Abruzzo in questo caso è una mosca bianca, quindi è una regione che oltre ad essere una regione verde d'Europa sta facendo numeri importanti sulle energie rinnovabili, quindi nonostante, come diceva il dottore, la politica del NIMBY che ci attanaglia, però tante cose si muovono, tante piccole iniziative vanno a compimento, quindi è un mercato in forte crescita. Il mercato del rinnovabile è uno di quei pochi in questi anni Non ha sentito la crisi, così come il biologico, così come l'information technology. Mi ricordo che c'è un ideogramma cinese che descrive la parola crisi, che è formata da due altre parole: opportunità e paura. Quindi noi dobbiamo scegliere, ecco, se cavalcare questo momento, quindi se davvero prendere le redini della situazione e impossessarci del nostro futuro. Quindi capire che noi comunque dovremo investire, come abbiamo detto prima, in infrastrutture rinnovabili, in ambiente. Allora a questo punto abbiamo la possibilità di ricreare un mercato delle specializzazioni, un mercato del lavoro in forte crescita su tutti i fronti. Chiaramente questo presuppone che ci siano anche delle politiche adeguate, no? Quindi si investe in formazione, in informazione, quindi in riqualificazione delle persone, perché in questi anni, senza entrare nel particolare, nel dettaglio, insomma, abbiamo magari pensato più a corsi e a formazioni meno qualificanti per un paese come l'Italia, che ha una storia economica mondiale. Noi siamo ancora tra i primi paesi industrializzate del mondo, siamo il secondo in Europa, credo ancora, no? Per la Germania, per cui insomma, è un peccato che tutto questo know-how, tutta questa forza, questa voglia di crescere dell'Italia si disperda. E oggi chiaramente in tutti deve esserci un po' la scommessa di rimettersi in gioco. Lo abbiamo detto, lo ripetiamo in tutte le salse: la politica del posto fisso oramai è finita. Anche il contratto a tempo indeterminato è un contratto a tempo determinato, perché bisogna vedere quale sarà la storia dell'azienda, per cui oggi tutti devono contribuire nell'ambito della propria attività a dare un contributo, no? A far sì che l'azienda la si senta un po' come nostra, che ci si sia direttamente implicati, si sia solo dipendenti, ma oggi dobbiamo davvero scommettere su noi stessi, questa è la vera sfida. E soprattutto questo concetto deve arrivare ai giovani tramite la scuola, tramite l'università, con politiche adeguate, quindi ci deve essere anche questa interazione molto forte tra azienda e università. Quindi tra politiche della formazione e politiche del lavoro. Bene, quindi sicuramente c'è da fare, da C'è da puntare fare moltissimo tanto. tanto sulle energie rinnovabili e sulla formazione quindi del personale potenziale che si occuperà di queste cose. E quindi l'ingegnere, mi pare di capire, vede proprio forse in questo più il neo della struttura Ma produttiva. anche in informazione, diciamo prima, ci si chiede ancora oggi, ma converrà o no mettere l'impianto fotovoltaico? E che bisogna rispondere a questa domanda? Beh, continua a pagare la bolletta elettrica. Prego. No, c'è anche un settore che in tema di energia non è stato ancora, diciamo, sfruttato dal punto di vista della possibilità di forza lavoro, che è l'efficienza energetica, no? Cioè che è poi l'energia più pulita, quella risparmiata, no? E su questo c'è ancora un salto culturale da fare, perché soprattutto nelle imprese non c'è ancora la percezione forte che nei propri impianti un'industria può trovare fonti di risparmio dell'energia e quindi fonti di finanziamento, perché riduce i costi. Questo significa anche avere una difficoltà di interlocuzione, rimuovere una difficoltà di interlocuzione che oggi c'è su questi argomenti con le banche, perché si tratta di presentare business plan che hanno, anziché la voce ricavi più, costi meno, no? Costi E meno, quindi certo. questo è un diverso approccio. E su questo aspetto c'è molto lavoro da fare, c'è molta formazione da fare e si possono formare vere competenze locali, perché la green economy in Italia, in Abruzzo, a parte il fatto che è molto green e poco economy, perché è appunto basata sui contributi, ma non ha lasciato una struttura finanziaria, una struttura lavorativa resistente e duratura, no? E ne hanno approfittato molto le banche, qualche installatore è riuscito ad andare avanti per un po' di tempo, adesso anche quell'aspetto sembra essere finito, in realtà oggi noi registriamo un ritorno di fiamma sugli argomenti del fotovoltaico, anche senza contributi, anche senza incentivi, proprio perché c'è un abbassamento del prezzo, del costo delle tecnologie, ci sono i benefici fiscali, c'è una componente in bolletta che è ancora pesante, quindi staccarsi dalla rete elettrica, pur
è ancora conveniente. C'è da risolvere il problema di come accumulo l'energia che produco per evitare di regalarla alla rete e quindi di non poterla utilizzare. Se anche questo aspetto verrà in qualche modo superato da un punto, e quindi reso conveniente, ci sarà sicuramente un boom e quindi si potrà veramente cominciare a parlare di produzione distribuita, cioè ogni casa diventa produttrice della propria energia e anche di qualche cosa in più. D'altronde l'etichetta che abbiamo visto prima per gli elettrodomestici oggi è legge anche per l'abitazione, per cui oggi comprare una casa di classe G, sapendo che questo comporterà enormi spese nella gestione energetica, insomma è un rischio importante. E anche qui bisogna fare chiarezza con delle politiche che in qualche modo consentano di parlarsi con la stessa lingua, perché ci sono tanti sistemi che spesso non dialogano tra loro. Però ecco, è questa la vera sfida. D'altronde anche giganti come la Cina si sono messi in moto verso le rinnovabili, perché è una condizione imprescindibile oramai. Certo. E infatti, ecco, volevo tornare su questo interessantissimo aspetto che ha sollevato il dottore sull'efficienza energetica. In effetti l'energia risparmiata è quella più pulita che ci sia, quella non consumata. Ma questo comporta diversità, diciamo, e onerosità aggiuntiva per le aziende, nel senso che parlava giustamente di cambiare anche mentalità nel preparare il business plan, cioè i piani diciamo, aziendali che poi da presentare alle banche, amici che le aziende devono presentare alle banche per poter ottenere i finanziamenti. Un conto è presentare alla banca un piano in cui si dice investo 100 e guadagnerò 110, un conto è dire io investo 100 perché non per guadagnare di più, ma per risparmiare un tot. Cambia tutta la mentalità. Quel 100 che bisogna investire è più oneroso per avere una parità di risparmio energetico, quindi di efficienza, o è forse anche più immediato e meno oneroso investire direttamente sulla produzione di energia rinnovabile? No, per la banca sicuramente dovrebbe essere più appetibile fare un prestito basato sull'efficienza energetica, perché non scommetti sulla capacità di crescita del mercato, no? Ma scommetti sulla capacità di quell'azienda di mantenere i costi, no? E l'esempio che le banche capiscono molto subito è questo: dice io mi costruisco il mio capannone così risparmio l'affitto, no? Il concetto è esattamente lo stesso, no? Io faccio un investimento, le faccio un esempio banale, sostituisco la lampadina classica con la lampadina a LED che consuma il 50% in meno di quella classica. Quanto spendo per la lampadina? X, ma è certificato che quella lampadina consuma il 50% in meno, quindi riesco a capire in quanto tempo ripagherò quella lampadina e poi quando comincerò a beneficiarne nei miei conti economici. Questi, adesso ho fatto un esempio banale, sì. Ovviamente c'è anche il vantaggio che oggi la tecnologia che una volta veniva applicata a grandi complessi può essere anche applicata a piccole situazioni. Penso alla microcogenerazione, che ormai è diventato un fatto abbastanza diffuso, penso a sistemi che riducono le perdite sugli impianti elettrici, penso alle pompe di calore che oggi sono anche abbinate al fotovoltaico, quindi ci sono veramente mille soluzioni. Bisogna creare una classe di professionisti in grado di trovare la soluzione migliore e di proporla all'azienda, e le aziende devono fare uno sforzo in audit energetici. Adesso c'è una legge che impone alle grandi aziende di fare un audit energetico entro certi, che abbia determinate caratteristiche. L'audit, scusi se interrompo per spiegare al pubblico, certo. L'audit energetico sarebbero dei controlli sul posto, un check-up, esatto, un controllo della situazione energetica dell'azienda per ricavarne le migliori strategie di risparmio energetico, di investimento energetico. Ecco, c'è una legge che impone alle grandi aziende o alle aziende energivore di farlo. Ci auguriamo che questa legge venga estesa anche con finanziamenti da parte della Regione Abruzzo. Noi come Confindustria abbiamo proposto alla Regione Abruzzo, che l'ha recepito, un fondo rotativo per finanziare gli audit energetici e l'efficienza energetica. E quindi se questo verrà fatto, si contribuirà a creare una cultura dell'efficienza energetica che darà sicuramente molte soddisfazioni in termini di posti di lavoro e di risultati economici per le imprese. Bene. Una domanda più, diciamo, macroeconomica e, diciamo, di livello più, molto più esteso rispetto all'ambito in cui ci troviamo ad operare tutto sommato tutti i giorni. Una domanda che rivolgo a tutte e due, così uno spunto di discussione. Sempre la rivista l'Economist che vi ho citato prima, in questo studio in cui dimostrava che siamo nella svolta epocale, perché questa combinazione, lo ripeto, di prezzo basso del petrolio, quindi dell'approvvigionamento, diciamo, più classico e tradizionale dell'energia, e
unito al, come avete voi stessi detto, a questo sviluppo enorme che c'è stato nella tecnologia di conservazione, di produzione e di conservazione delle energie rinnovabili, queste due cose messe insieme forse possono segnare il punto di svolta in questo periodo, in questo anno, in questi anni, per passare totalmente alle energie appunto rinnovabili e alle, o all'efficientamento energetico. Bene, diciamo quello che volevo un po' analizzare con voi, gli studiosi dell'Economist per esempio suggeriscono che forse dal punto di vista della politica di una nazione o di una macro regione come può essere l'Europa, come possono essere gli Stati Uniti, la cosa più opportuna è non fare ciò che si sta facendo tuttora, e cioè sussidiare e agevolare le energie rinnovabili e nel frattempo sussidiare però anche, come avviene negli Stati Uniti, dove si continua a sussidiare la produzione di petrolio, in generale gli aiuti alle fonti classiche. Sì. Visto che c'è questo grosso calo, è il momento opportuno forse per spostare, proprio per togliere i sussidi, indirizzarli magari su azioni di depurazione, di pulizia, o piuttosto che su utilità sociali, scuole, ospedali e così via. Come sta facendo l'Indonesia e l'India, che sono i più grossi consumatori, no? Importatori di carbone, di energia quindi sporca, ma che in realtà stanno pian piano togliendo i sussidi e mettendoli più che altro un investimento di utilità sociale, mentre invece le tasse andrebbero aumentate, messe forti tasse sulla famosa carbon tax, cioè sulla tassa sul carbone, sulla produzione di carbone. In pratica la domanda, così più domanda, uno spunto di riflessione, siete convinti anche voi che forse più che sussidiare le stesse energie pulite, quindi le fonti rinnovabili, converrebbe più che altro lasciar fare, creare libertà e libero mercato in questo settore rinnovabile e approfittare della situazione del costo del petrolio, del basso costo dell'energia classica, per imporre invece una tassa, diciamo, definitiva pesante sul carbone, la carbon tax, in modo tale da diminuire, da far spostare in modo naturale il mercato sulle fonti rinnovabili. Ecco, non so se sono stato chiaro in questo mio concetto. Cioè, la vedete, per esempio, Daniele Fagnani, la vede come una strategia giusta quella di smettere di sussidiare persino anche le rinnovabili, oltre che le fonti classiche, e puntare invece su una, lasciare fare al libero mercato e tassare pesantemente invece il carbone, ad esempio, le energie sporche? Sì, indubbiamente questo è... Questo approccio già si è tentato senza riuscire magari nel risultato auspicato. Sicuramente la sussidiarietà alle fonti rinnovabili è oramai... è finita questa politica ed è giusto così, è che insomma è come un bambino che poi a un certo punto, quando impara a camminare, va lasciato da solo. Io penso che il mercato si sia già spostato verso questa strategia, come le dicevo, perché anche i grossi gruppi finanziari mondiali oggi hanno spostato i loro asset, quindi le loro risorse economiche sulle rinnovabili, quindi ed è già in atto tutto, sì, sommato questo. Sul fotovoltaico italiano hanno investito molto, ad esempio i fondi sovrani svizzeri, no? Perché lì è garantito che io avrò, l'imprenditore lì si è fatto la domanda, ma chi pagherà questi, come diceva prima il dottore, chi pagherà prima questi incentivi per 20 anni a chi ha messo in impianto fotovoltaico? Lo Stato, cioè tutti, per cui il rischio di impresa zero. Facciamo un impianto fotovoltaico, poi siamo tutti in Italia. Si sono inventati il decreto spalma incentivi, sì, per cui abbiamo avuto veramente, sì, oppure quelle deroghe sulle deroghe, no? Quindi abbiamo avuto di tutto e di più. Oggi però il mercato naturalmente si sta già spostando. Adesso abbiamo un basso prezzo del petrolio, principalmente per una sovrapproduzione, però è vero che le politiche energetiche, anche Obama stesso oramai ha messo in luce una politica che si orienti verso questi benissimo anni. Io ringrazio moltissimo i nostri ospiti, l'argomento è super interessante, non interessante, e ci torneremo anche in altre puntate, perché davvero c'è molto da dire ed è molto interessante. Io per questa sera vi saluto qui e ci diamo appuntamento alla prossima. Non andate via, perché adesso c'è la rubrica di economia in cui cerchiamo di spiegare l'economia in modo semplice. Alla prossima. Se viene data una certa quantità di lavoro a chi era rimasto a lungo disoccupato in seguito ad un periodo di prolungata recessione, e questa spesa pubblica viene finanziata con soldi presi a prestito, con debito pubblico, si ha una crescita dell'economia collettiva di cui beneficia l'intera nazione. John Maynard Keynes.
Buonasera amici, benvenuti a questa nuova puntata di Exclusivity. E questa volta parleremo, come già avevamo iniziato a fare nella scorsa puntata, di Keynes e della politica keynesiana. Avevamo già visto come funzionava il meccanismo che permetteva, grazie al debito pubblico, secondo la teoria keynesiana, di far sviluppare e crescere maggiormente una nazione. Vediamo infatti il cartello, vi ricordo quello che avevamo deciso di fare, i progressisti saliti al potere avevano imposto non più tasse come si soleva fare generalmente per finanziare la spesa pubblica, e cioè avevamo visto 2,50 euro di tasse applicate soprattutto ai più ricchi che permettevano poi di finanziare la spesa pubblica, cioè la scuola di sedia, il docente della scuola di sedia, i sussidi. Ecco, Keynes scoprì, avevamo detto la scorsa volta, che in realtà era molto meglio non applicare tasse, nuove tasse a nessuna parte della popolazione, né la più ricca né la più povera tantomeno, ma bisognava usare il debito pubblico, i titoli di Stato, e lo Stato emette titoli, ecco qui nel cartello, emette titoli e applica ad esempio, emette titoli che vengono comprati ad esempio dal più ricco della nazione che aveva 4 euro, compra un dei titoli, vediamo, il bot, e per 1 euro rimane con 3 euro. La persona un po' meno ricca ma comunque benestante della nazione comprava invece un po' meno bot, rimaneva quindi con un certo capitale un po' minore, però aveva comprato questi titoli di Stato, mentre invece i più poveri, non potendosi permettere ovviamente di comprare nulla, non avevano appunto nessun titolo di Stato. Ma d'altro canto però i soldi raccolti grazie al bot, grazie ai BTP, insomma ai titoli di Stato, permettevano allo Stato stesso di acquisire del denaro, che avevamo visto nel nostro esempio ammontava a 2,50 euro. Quindi mentre prima avevamo 2,50 euro ottenuti con la tassazione, quindi prelievo fiscale dai più ricchi per poter poi sussidiare i più poveri e poter pagare i docenti della scuola e così via, adesso invece questi soldi sono sempre gli stessi, 2,50 euro. Raccolti però non con la tassazione, ma con il bot, con l'emissione di titoli di Stato. Quindi lo Stato si indebita nei confronti dei propri cittadini, prende i soldi, così ha una ricchezza da spendere, e la spende sempre nello stesso modo, finanziando i docenti della scuola e i sussidi per i più poveri, affinché questi nel frattempo possano campare e poter studiare, poter formarsi. Quindi il meccanismo che si verifica qual è? Vi avevo promesso, vi avrei spiegato qual era il segreto per cui secondo Keynes da una situazione di ricchezza che era pari della nazione che era pari a 10 si va ad una ricchezza maggiore grazie al debito. Perché? Perché si mette in moto un meccanismo, vediamo il cartello. Vedete, il PIL è andato addirittura da 10 che era, è andato a 15 euro, i consumi sono di 10 euro, di 8,50 euro, poi ci sono gli investimenti di 7 e poi c'è la G, la spesa del governo, la spesa pubblica che è di 2,50 euro, quindi a parità di spesa pubblica 2,50 euro, siccome è stata ottenuta col debito, questi soldi per spendere, per effettuare la spesa pubblica è stata ottenuta col debito, abbiamo secondo Keynes una crescita molto maggiore di quella che si sarebbe ottenuta se aumentavamo le tasse di 2,50 euro. Quindi Keynes dice meglio non aumentare di 2,50 euro le tasse, ma raccogliere 2,50 euro tramite emissione di debito pubblico. In questo modo l'economia cresce molto di più. Perché? Ma è semplice il meccanismo. Pensateci bene. Prima le persone compravano grazie ai sussidi, grazie a questi aiuti che ricevono dallo Stato, spendevano, compravano nuove sedie, nuovi tavoli e quindi spendevano questi soldi, ma non li spendevano tutti, spendevano soltanto una parte di questi soldi, perché un po' volevano risparmiare. E quindi non spendendo chi vendeva queste sedie non guadagnava tutto quel reddito che era stato dato ai più poveri come sussidio, ma ne guadagnava una parte perché questi poveri ne risparmiavano una parte. Se invece ci fate caso, adesso col debito pubblico, anche chi si trova questo denaro da spendere, siccome ha già comprato dei titoli di Stato, che sono una sorta di risparmio, perché i titoli di Stato non sono un prelievo fiscale, perché poi lo Stato mi ridarà i soldi che gli ho prestato, allora si verifica il meccanismo per cui, avendo già risparmiato,
avendo già risparmiato, ho ottenuto un risultato in cui i soldi che mi rimangono li spendo tutti, o quasi. Perché? Perché ho già risparmiato. Non c'è più quel meccanismo, insomma, del risparmio che induce a, diciamo, a spendere di meno. Questo vuol dire che uno spende di più, la gente, gli imprenditori vendono di più e quindi l'economia cresce di più. La situazione che si aveva, vediamo il cartello, era iniziale era 4, 3 per i più ricchi e poi 1, 1, 1 per la popolazione più povera. Dopo la politica keynesiana, vediamo il cartello, tutto diverso, signori, perché abbiamo un reddito dei più ricchi che è sceso, avete visto, notevolmente, ma abbiamo una classe media che si è formata, perché abbiamo visto che grazie alle scuole di sedie hanno imparato, qualcuno ha imparato a costruire, qualcuno si è inventato il tavolo, ha venduto, e quindi abbiamo una classe media adesso, due persone con 2 euro, quindi decisamente più ricche di prima, e uno solo che è rimasto povero. Tutto questo è una distribuzione più equa, diciamo così, che ha creato l'esistenza di una classe media, si è formata una classe media che prima non c'era. La classe media è importantissima in una società civile, come potete immaginare, perché permette di avere una società equilibrata, in cui c'è una parte ricca, una parte, diciamo, benestante ma non povera, e una parte più povera, che di solito è minoritaria, e questo crea un equilibrio maggiore. Grazie a questa politica keynesiana, grazie a questa politica del debito pubblico, la società è cresciuta moltissimo. Ma scusami Fabrizio, ma lo Stato ha venduto questi titoli di Stato, sì, i BOT, sì, per finanziarsi, sì, comunque dovrà pur restituirli, sia il capitale, certo, preso in prestito, che gli interessi. E dove lo prende? Come fa? Aumenta tasse. Quindi non è vero che le tasse non ci sono più. Bravissima, bella osservazione. Beh, non è proprio così. La grandezza di Keynes è anche in questo. Lui capì che in effetti è vero che se paghiamo la spesa pubblica col debito abbiamo poi dei soldi da restituire, quindi, come dice Antonella, dobbiamo poi far pagare tasse per restituire questi soldi. In realtà però Keynes osservò che se grazie a questa spinta del debito pubblico, abbiamo visto prima, il reddito nazionale, il PIL è cresciuto e sono tutti più ricchi, stanno tutti quanti meglio, a questo punto i poveri della nazione sono drasticamente diminuiti. Infatti abbiamo visto nel nostro esempio di prima che da 3 poveri che avevamo, con la maggioranza della nazione era povera, adesso ce n'è soltanto uno. Questo vuol dire che se prima davamo 0,50 centesimi a ciascun povero come sussidio, e quindi 0,50 per 3 erano 3 poveri, faceva 1,50 euro, dovevamo spendere quindi di sussidi, lo Stato spendeva 1,50 euro, adesso in questa nostra società c'è un solo povero grazie alla crescita economica che c'è stata, e quindi dobbiamo dare soltanto 0,50. Come vedi, già diminuisce la spesa pubblica, automaticamente facendo crescere l'economia diminuisce anche la spesa pubblica in proporzione. Perché? Perché c'è meno gente che ha bisogno di questa spesa. Quindi un reddito di 0,50 soltanto una persona, 0,50 più vogliamo pagare il docente che comunque deve continuare a insegnare a scuola, deve insegnare a costruire queste sedie in modo tale che anche chi è più povero possa diventare più ricco? Benissimo, lo paghiamo 1 euro? Bene, 1 euro più 0,50, 1,50 euro. Prima quando spendevamo? 2,50 euro. Come vedete stiamo spendendo di meno. Abbiamo un debito che ha aiutato la nazione a crescere e si sono tutti quanti arricchiti, noi spendiamo di meno, il debito va decrescendo sempre di più, dobbiamo applicare una piccola tassa, è vero, una piccola tassa c'è, ma solo per pagare gli interessi sul debito. Quanto saranno gli interessi? Comunque una parte percentuale bassa. Vogliamo fare un 0,25? Bene, in tutto spendiamo 1,50 per i sussidi e per la scuola e più 0,25 per pagare gli interessi. Comunque non è il 2,50 che spendevamo prima. Siamo tutti quanti più ricchi grazie al debito. Fabrizio, sì, allora lo Stato per finanziarsi emette titoli di Stato, quindi più aumenta il debito, più siamo ricchi, più siamo più felici. Così facile, così bello, ma però mi sembra strano una cosa del genere, guarda, ti dico sì, la verità. È vero, è vero, è vero, è vero, mi hai fregato. Vabbè, è vero, le cose non stanno esattamente così, il debito non è sempre positivo, tant'è vero che c'è un po' da chiarire alcuni concetti. C'è un problema di produzione potenziale e di exclusivity, vi ricordate l'exclusivity? Beh, questa la vedremo alla prossima puntata, vi spiegherò perché questo debito non è sempre così positivo. Intanto vi ricordo, per chi volesse approfondire, di acquistare il mio libro sul sito laffeltrinelli.it, digitate Exclusivity di Fabrizio Catullo e potete scaricare il libro. Noi ci vediamo alla prossima.